Senti, ho un'idea. Sì. Adesso che abbiamo tanta roba, vogliamo cucinare tutti insieme? Sì, no. Così durerà proprio il giorno. Giorno. O anche di più. E così dopo andremo anche noi alla predicazione. Non ti pare? Spero che anche Francesco sarà contento. Grande. E anche i poveri. Come? Ma dove troveremo un recipiente per mettersi tanta roba? Con tanta roba? Devo curare. Una bella idea la tua. Ma vai là e lo trovo. Adesso vado e lo troverò senza. Va bene. Con l'aiuto di Dio. Io non vedo Francesco. Prendi molta verdura, tu! Arturo! Arturo! Che fai? Questo no! No! Prendi la legge! Allora! No! Oh. Che stai combinando? Allora! Altro! Ma no! Devi mettere la verdura! La verdura, pronto! Ginebro! Ginebro! Vai presto che si spegne il fuoco! Ginebro! Presto! Vieni subito che si spegne il fuoco! Vai presto! Subito che la legge! Questa sera Ginebro fa notte! Ginebro! Ma ci metto! Ma che stai combinando? Ma tutto giusto passo! Ma no, 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 questa minestra farà bene al cervello, tendri sono galline che vi renderanno umido il corpo. Poi senza preoccuparsi più né di pranzo né di cena ce ne andremo tutti a predicare. Francesco! Senti Ginebro, vieni. Ti do il permesso di andare a predicare, però ti do l'obbedienza di cominciare così le tue prediche. Bo, 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 molto dico e poco fo. Poiché è più utile predicare con l'esempio che con le parole. Francesco! Francesco!